Soddisfatti per la sicurezza rispettata e la grande partecipazione ai concerti, questo è il bilancio che può tracciare il Comitato Feste per l'edizione 2020 segnata dalle restrizioni anti-Covid. Dopo lo sparo della novena del 29 agosto, il settembre lancianese si è concentrato sulla buona musica con i concerti di Paolo Mengoli al quartiere Santa Rita e Simona Molinari e Daniele Silvestri allo Stadio Biondi. Il presidente Maurizio Trevisan. C'è un po' di rammarico appunto per il fatto che insomma tante manifestazioni che sono tipiche del nostro settembre lancianese non hanno potuto aver luogo per i motivi che tutti conosciamo. Ci rimane insomma il fatto che per quanto riguarda l'aspetto musicale i concerti sono stati di buon livello, quindi le persone sono intervenute in maniera importante e niente, abbiamo rispettato appieno tutte le norme anti-Covid e siamo felici almeno per questo. Sì, Simona Molinari, a dire il vero, io l'avevo ascoltata 4-5 anni fa e devo dire che è migliorata tantissimo e ha fatto proprio un bel concerto e il pubblico è rimasto molto soddisfatto per la sua performance. Quanto riguarda Daniele Silvestri, le 3 ore e mezza sono state dovute al fatto che è stata l'ultima data del tour, cosa tra l'altro che lui mi aveva già anticipato il pomeriggio prima di effettuare il soundcheck, mi aveva detto che avrebbe suonato 55 pezzi, al che io non gli avevo creduto, però poi effettivamente ha fatto quello che mi aveva promesso e quindi e niente, il pubblico è rimasto fino alla fine, segno che il concerto è stato insomma di buon ascolto e di gradimento per tutte le persone intervenute. Si pensa già all'anno prossimo, si spera finalmente di poter inaugurare le feste di settembre all'interno del futuro Central Park. Guarda, è quello che ci auguriamo tutti, in particolar modo io, perché il fatto di avere una location come quella che si prevede sia, insomma, sarebbe il posto ideale per realizzare concerti anche importanti, come del resto avevo per cui mi stavo muovendo io in primavera prima che accadesse tutto quello che è successo col Covid, però speriamo bene, insomma, non si può dire nulla, è ovvio che lo speriamo tutti.